Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la preview di Atem Ben Arfa versione SIF, in realtà anche upgradato. Infatti la sua versione base è passata da 79 a 81 e quindi questa è una carta 83 SIF appunto. Se ricordate, tempo fa avevo anche recensito la versione IF, la 80, e c'è una differenza enorme, forse anche tutto dai 3 di overall in più, tra questi due giocatori. Se infatti il primo non era abile nel tiro, nemmeno in velocità, né nel passaggio, né niente, questo è davvero un giocatore fantastico. Costa 150.000 crediti e secondo me può essere il falso 9 perfetto. Falso 9 perfetto perché ha tutto: ha passaggio, ha tiro, ha dribbling e ha quel pizzico di velocità e fisico che non guasta mai. Ma andando ad analizzare più nel dettaglio, partendo magari dal dribbling, che è la sua caratteristica più alta con 90 sulla carta, notiamo che effettivamente già i valori sono abbastanza esaltanti. Troviamo infatti un 92 di dribbling puro, 90 di controllo palla, 88 di agilità, 5 stelle skill addirittura. Quindi come poi vedrete fa di gol proprio assurdi con le skill o no. Come ho detto più volte nelle varie review, io personalmente non sono un grande schiatore, o meglio non le so neanche tanto fare, tranne qualcuno da 4. Ma con lui bastava veramente muovere la levetta e le faceva praticamente da solo. Quindi ve lo consiglio anche se non siete amanti delle skill, perché davvero vi divertirete tantissimo. Vi divertirete tantissimo anche nel tirare. Perché soprattutto da fuori troviamo infatti un 88 di long shot, compreso nel valore del tiro generale di 86. Gli altri valori sono invece l'83 di finalizzazione, 90 di potenza tiro e 87 di rigori. Diciamo che il tiro per me è un pro, mi sento di inserire tra i pro, perché sotto porta non sbaglia quasi mai. L'unico problema che ha, che è un contro, forse l'unico che ha, sono le tre stelle vite debole. Lui col destro non ci sa per niente fare e spesso e volentieri quando si trova nella posizione di poter incrociare col destro prova a tirare di sinistro in una posizione abbastanza naturale e quindi quelle poche volte sbaglierà. Però secondo me non è un problema da affibbiare al tiro, ma più che altro appunto, come ho detto, alle tre stelle piede debole. Per quanto riguarda invece il passaggio, come ho detto anche questo è buono, un 84 sulla carta. I valori più importanti sono 84 di passaggi corti, 80 di lunghi con 86 di visione, 86 anche di effetto e un 79 di punizioni, che credo sia il valore più bugiardo che abbia mai visto su questo FIFA 16. Infatti come vedrete da una clip mi ha segnato una punizione fantastica, le altre purtroppo c'era sempre lo stronzo sul palo che mi impediva di segnare, però quel 79 secondo me è anche 94 e non sto scherzando, davvero le tira in maniera fantastica. Un altro valore, o meglio gli ultimi due valori di cui dovremo parlare, sono velocità e fisico. Per quanto riguarda la velocità in realtà non ho molto da dire, il valore generale è di 82, così come i valori di accelerazione e velocità scatto, e è una velocità che non è elevata, però in realtà ha un dribbling, come ho detto, così perfetto, così fluido e così agile che basta semplicemente muoversi, magari si prova un po' di no touch dribbling per i più esperti e vedrete che Ben Arfa scatterà da solo col suo cambio di passo, qualcosa di assurdo che ho visto fare solamente ai vari Insigne nelle versioni IF con 99 di agilità e Messi e Neymar Toti. Davvero giocatori così agili non ce ne sono e praticamente lui non è che corre con la velocità ma corre col dribbling, anche se sembra strano a dirsi. Chiudiamo col fisico, 80 sulla carta con 86 di salto, 82 di forza fisica e 78 di stamina. Il valore del salto è buono, mi ha preso anche delle palle di testa anche se purtroppo non le ha segnate perché il valore di testa è solamente di 78. La forza fisica è buona, non sempre cade subito, però non è ottimo, ma secondo me non è né un pro né un contro. Mentre la stamina purtroppo è un contro perché secondo me si stanca un po' troppo spesso. Quindi andiamo proprio dalle pro e contro di Ben Arfa. Tra i pro ho inserito il dribbling, il tiro, il passaggio e le punizioni, mentre tra i contro la stamina e le tre stelle vite debole. Diciamo che Ben Arfa, come ho detto, è un giocatore che vi consiglio. Magari quando scenderà un po' più di prezzo, perché forse 150.000 crediti sono un pochino troppi magari, per quanto magari può valere, però
ve lo consiglio assolutamente. Non l'ho provato come COC, o meglio, ci ho fatto un paio di partite, però l'ho trovato molto meglio come AT in un 4-3-3-5, come avete visto nella clip iniziale, perché lì può far valere tutte le sue caratteristiche, ovvero il tiro, il dribbling, il passaggio anche, e quel pizzico di velocità e fisico che servono appunto a un AT perfetto, secondo quello che vedo io. Peccato per quelle tre stelle vie debole, speriamo che con un eventuale e probabile TOTS questo problema si aggiusti. E niente, il voto finale che gli ho dato è un 9-, il meno come ho detto per quei piccoli problemini che ha, ma sicuramente spero in, come ho detto, in un eventuale TOTS, sperando di trovare il giocatore perfetto. Quindi il video è finito, spero vi sia piaciuto, qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti!